Finalmente in un luogo sicuro, dopo essere stati coinvolti nel conflitto centrafricano. Questi ragazzi vengono accolti nel centro UNICEF di Bangui, la capitale del paese che si prepara alle presidenziali di lunedì. I minori sono stati rilasciati da gruppi armati che, oltre a sfruttarli sessualmente, li costringevano a combattere e a pulire le armi. Si stima siano 6.000 in totale i bambini soldato in Repubblica Centrafricana. Alcuni di questi ragazzi sono stati con i gruppi armati per un anno, altri per due, altri di meno, per cui hanno vissuto separati dai genitori. L'UNICEF sta lavorando per il ricongiungimento con le famiglie. Mentre si registrano ancora violenze nel paese dopo 10 mesi di caos, arrivano i militari ruandesi trasportati dall'aeronautica statunitense per contribuire a garantire la sicurezza accanto ai soldati francesi e dell'Unione Africana. E lunedì i ministri degli esteri europei discuteranno di un'eventuale missione in Repubblica Centrafricana.